cosa ci dice la prima pagina della Voce del Popolo del 1907? Ci dice che erano passati 10 anni dalla morte di Giuseppe Tovini e oggi, a 126 anni dalla morte di Giuseppe Tovini, cosa possiamo dire noi? Io penso che possiamo ripercorrere questa prima pagina nel suo nucleo centrale. Qual è la sottolineatura? È l'uomo di fede ed è centrato. Luigi Bazzoli Senior aveva detto di Giuseppe Tovini: la sua vita fu insieme una guerra continua e una continua preghiera. Ricordiamo Giuseppe Tovini perché? Perché ha fondato banche, Banca di Valle Camonica, Banca San Paolo, il Banco Ambrosiano. Ma lo ricordiamo anche per le iniziative editoriali che ha avuto, grandi iniziative, tra cui La Voce del Popolo spicca in modo peculiare. Lo ricordiamo per varie iniziative educative che ha avuto, scuole, leghe di insegnanti, attenzione al mondo femminile. Però lo ricordiamo non solamente per ciò che ha fatto, per l'azione, ma perché ha saputo coniugare l'azione con la contemplazione. Il grande insegnamento è questo, penso: fare grandi cose perché sia un genio, era un genio dell'operatività, era un genio della creatività, ma sempre con un ideale di fondo. Le cose, anche economiche, anche finanziarie, oltre che imprenditoriali, oltre che associative, ma sempre con una radice, sempre una motivazione, mai appiattito sul reale, ma sempre con la capacità di guardare avanti. E il tema dell'emergenza educativa e il tema dell'attenzione alla formazione, alle nuove generazioni che non vengono dal nulla, ma che sono portate avanti da quello che è la tradizione, passaggio di testimone tra chi è già nel mondo e chi invece sta crescendo al mondo, è il suo grande lascito proprio, il saper coinvolgere nell'emergenza educativa, nell'attenzione educativa, nell'attenzione formativa un po' tutte le energie. È un po' questo che richiama questo anno, che è anche il 25° anno dalla beatificazione che Giovanni Paolo II ha proclamato proprio in questa nostra città.